Ragazzi, welcome back. Sono Michele, conosciuto anche come Mike of the Desert sul web. Lei è Fenrir. Ciao. E non sa cosa sto per fare, perché in realtà stiamo continuando a registrare in maniera continuativa, quindi emozionati, stanchi, ma presi come delle bestie. Tuttavia, mi sorge un dubbio proprio riguardo del fatto che abbiamo discusso, no? Del personaggio non personalizzabile, che non è un gioco di ruolo, eccetera, ma siamo per il release, tuttavia... Non ci passa un capello adesso dal mio culo, volendo essere estremamente elegante. Però, perché non ho neanche fatto il backup nel cloud, ma... Tecnicamente, se io faccio una nuova partita, mi permette di fare un altro slot? Presumo di sì, perché c'è carica partita. Ci saranno salvataggi diversi, ma della stessa partita? Anche perché non puoi salvare manualmente. Appunto, quindi... Se io faccio aggiornamento dei dati salvati, no. Che spero non siano sovrascritti. siamo in diretta, sì. La serie vabbè, ok, cazzo in iniziale. Il fatto di essere ovviamente pre-rilascio implica che alcune cose potrebbero essere... Non dobbiamo rifare tutto, vero? No, nel caso sarà estremamente divertente per i ragazzi che stanno strofinandosi le mani immaginando il nostro Shinobi che fa il grillo da un punto all'altro, scappando da tutto. Morendo di tanto. Morendo, ovviamente, perché... Naruhodo. Okay, noi abbiamo qua il nostro lupo. Sì. Opzioni, esci dal gioco. Ora, su carica partita, scopriremo la verità, perché se faccio continua è normale che mi vada a interagire con questo salvataggio. Shadows die twice. Un po' più di due volte, però, va. Adesso si canonizzerà questa discussione. Che bello che è il logo. Allora, carica partita. Sono 53 minuti, ok. Sì. Quindi sono letteralmente 6 file diversi. Non possiamo sapere quanti sono, però... Pensa che ridere se cancellavi quello sbagliato. Quante volte è successo nella mia vita. Specialmente con titoli che non sono action, bensì GDR da 300 ore, comunque. Scudi resistenti? Riduci le brandelle. Nemici agili? Abbattili da lontano. Aggiungere altri dispositivi ti darà più modi per uccidere i nemici. Come dice lo scultore, che mi sembra una persona delicatissima. Peccato che non ti faccia proseguire manualmente dal caricamento. È molto positivo che stiano così veloci, per carità, però leggere i consigli è molto difficile. Allora, senti come Bloodborne la sua... Lì c'era tutto il tempo nel mondo. Bloodborne! No, lì c'era non c'erano neanche le descrizioni. C'era solo scritto Bloodborne. Non sono... No, ok, sono statuine. L'istante sono sembrati bambini morti. Ok. Questo è in legno? Sono yasashii kao no hotoke-sama wa washi no hotta mon ja nei. Makoto no bushi. Il vero scultore? Oretta mono da. Hito ga onore no uchi ni aru mono to mukiyou. Non ho niente dentro. Soitta toki ni tasuke to naru daro. Onore no uchi ni aru mono to. Ikari. Kanashimi. Aruiwa. Furui kako no kiyoku. Soitta tagui no mono je. Queste cose, non so se è presente, le emozioni. Quindi una forma di meditazione. Sì. Tra l'altro... Più che altro, cioè, il vero scultore che vuol dire? Appunto, che lui ha preso il posto di qualcuno qua. E ha cominciato a scolpire questi idoli. Omae-san, nawa nanto ie. Sono me, sashizume. Ah, sa chi siamo? と言ったところか。言えぬ。それが忍びじゃな。わしは仏を掘らなきゃなら、お前さんはお前さんで好きにしな。何故俺はここにいる。ただ拾ったのよ。 鹿羽か銅かもわからぬもの、野良犬に食わせてやることもあるまい。どれほど俺は眠っていた。お前さんを拾ってから随分経つぞ。そうか。じゃあが、主の主は、まだ生きておる。ファッティ。芦名の城で、 囚われとなっている。だが、すぐにもその血を利用されちまうだろう。
Del sangue? Parla delle nostre macchie, della nostra macchia, di quello che succede al nostro volto. Beh, sicuramente non è normale. E lui non ha domande su questo. Un favore. お時計を掘るには無用でない。お前さんにくれてやる。忍び騎手。そいつはただ失った腕を補うもんじゃない。任務を見つけたらわしのところに持ってくるがいい。任具だと。そうか。このからくり。察しがいいな。 忍具を持ってきたら忍び騎手に仕込んでやる。そうすりゃその義手のありがたみがわかるじゃろうさ。喋りすぎたな。行きな。お前さんもそうじゃが、このアレ寺にはおかしな客がまあまあ訪れる。 Lui lo conosco, colui che ha nominato, ma... A parte che mi veniva da ridere pensando che se gli avesse tagliato l'altro braccio sarebbe stato nella cacca, però al di là di questa cosa, ma... Tu hai chiesto che cosa vogliono farci col sangue? Ma lui mica ha risposto. No, infatti lui è gli serve. Un personaggio il quale sa, però fa lo gnorri, dice, ho detto troppo. Non so perché ci protegge dalle informazioni o perché non vuole darcele, ma... Ma se non fosse dalla nostra parte, perché si è messo in mezzo? Cioè, se volesse essere neutrale, doveva passarci accanto. Tra l'altro, in un momento di guerriglia come questo e di rovina del Giappone, non lasciare un cadavere ai cani... È una scelta forte, no? È un personaggio che mi intriga, speriamo che sia approfondito. E... Chissà... E questa cosa, ovviamente, sembrano sigilli, qualcosa per difendere il luogo da spiriti maligni o qualcosa del genere. Noi qui abbiamo... Io mi sorprendo poco perché in realtà adesso, fino a un certo punto, anche lei, a seconda di chi ha filmato cosa, di quale materiale ha avuto... di cui ho usato io qualche parte nell'anteprima, avrà visto bene o male cose diverse, però questa è la zona della nostra, della mia, mezz'ora, no? Allora, però appunto tutti i dialoghi li ho saltati, tutto ciò che sappiamo in lista da ora è, fino a un certo punto in avanti qui, la mappa bene o male, il fatto che da ora in poi esiste la resurrezione, ma apparirà un dialogo se moriremo, non l'ho letto, ovviamente, che quindi introduce questa magia, e nient'altro. Tecnicamente, a parte la presenza di questi NPC. Makotoni, iki o fukikaeshita no desu ne. Ryūin no chikara. Eravamo morti? No. A me sembravi molto svenuto, ma... Emma to iimasu. Saru okata ni tsukaeru kusushi desu. Saru okata to? Sumimasenu wa. Aruji no mei ni te. La sua sicurezza. E allora perché non... Ma perché se esatto. Si mette nei guai lui. Watashi wa aruji no mei o hatasaneba naranu no desu. Anata ga motte iru yakusui no hyōtan. Sore wa motomoto watashi ga tsukuri agetta mono desu. L'apprendista famosa.
助けとなりましょう。 この瓢箪、お主が作ったというのか？ はい。元は九郎様のために、あなたが譲り受けていたのですね。 気づいているかもしれませんが、この瓢箪の薬水はおのずと湧き出します。尽きたとて少し休めばまた満ちるでしょう。薬師としての助けとは？瓢箪の種をお持ちください。種だと？はい、薬水は瓢箪の種より湧き出します。新たな種を加えれば薬水の傘が増すでしょう。手に入れたら持ってきてください。わかった。一つ頼みがあります。なんだ？少し顔を見せてください。何？白いあざ。これは生まれつきですか？いや。 ならば、流因を受けたものに現れるということか。あるいは兆しか。もう良いか。ああ、十分です。無礼をしました。すみません。Allora, tre cose. La prima, vedremo nel New Game Plus, quando il gioco sarà uscito, eccetera, se al nostro mezzo lupo è mancata un'animazione. Lo spero, perché questa si è messa così, come se avesse il volto fra le mani, e quello era così. Fammi vedere il tuo volto. Cioè, a meno che, cioè, non lo so, è stato strano, molto dolce da parte sua. Non penso, secondo me è proprio fatto così. Ti dà per scontato che lui appoggi il volto. Non che comunque... penso che lui si faccia toccare. Infatti le chiede scusa proprio perché... Perché, certo, lei si è messa così, ma lui ha rifiutato di avvicinarsi, che... Niente male. Secondo, attenzione. Se la sua ipotesi è che questo segno appare a una resurrezione, e noi siamo morti prima del prologo. Infatti, perché il ragazzetto diceva: Non ti ricordi cosa è quella notte? Quindi noi siamo già morti e lui non lo sa. È possibile che il segno sia anche qualcosa che ricade sul bambino? Perché aveva il ciuffo bianco. Ok, abbiamo informazioni in più. Terzo. Quindi, infatti non è una questione, perché noi dicevamo ancora non c'è la meccanica del braccio, però no, il braccio non è legato alla resurrezione, no, non c'entra niente. Assolutamente. E, appunto, prima era solo game over quando morivamo, nessuno aveva conoscenza del nostro ritorno. Terzo, speriamo che il nostro Okami... Oppure invece sì, semplicemente il bambino lo sa, non dice nulla, noi giocatori diamo per scontato che respawn e noi ci dimentichiamo di essere morti. Però adesso lui se ne ricorderebbe, immagina, perché abbiamo il tasto per... Sarebbe interessante scoprire se verrà discussa la cosa da qualunque dialogo. Alla fine è meraviglioso il fatto che sia stata approfondita anche solo l'esistenza di questa strana boccetta che ti va a generare acqua medicinale, no? In automatico. Basta una frase a volte per dare minimamente senso a una magia misteriosa. Terza cosa, speriamo che il nostro Okami non sia affetto dalla sindrome di Solid Snake, ossia che il suo parlare non sia semplicemente ripetere un'affermazione con un punto di domanda alla fine. E grugnire. E grugnire, esatto. Allora. Shiroi aza wa umaretsuki dewa nai. Naraba. Arui wa... Non abbiamo nulla. Dewa. Mata. Guardate le canne di bambù. Sì. A livello di abiti e dettagli siamo nel range Bloodborne. È incredibile. Bloodborne però. Bloodborne. Infatti è anche il motivo per cui frame rate di Bloodborne, esatto, comunque è mistico. Borsa contenente una piccola quantità di sen. Ha un peso soddisfacente. Si può usare per ottenere i sen che contiene. I sen in questa borsa non andranno perduti se muori. Quindi perdi denaro se muori. La death penalty, che io sapessi, riguardava soltanto l'esperienza, in maniera gravissima, tra l'altro, ne perdi la metà, punto. Però la metà, cioè, come funziona? Tu con l'esperienza ottieni punti
dei punti che puoi utilizzare per aumentare le statistiche. Esatto, esiste il prossimo PA. Tu ottieni punti abilità 500. Con l'esperienza. Se raggiungi 500 punti e ottieni il livello, lo perdi comunque e raggiungerai metà del livello precedente. Cioè, sì, ma quello che dico io è: hai 500 punti sì. abilità, ottieni un punto abilità, 500 punti sì, esperienza, ottieni un punto abilità. Lo usi, poi non lo perdi. Quello lo hai già usato, appunto. Quindi lo hai investito. Cioè, come non per lo le anime, però. Esatto, è come fare un livello. Non lo perdi. Ok. Compresse. Qui c'è l'NPC di cui vi ho parlato nell'anteprima, che è molto probabilmente anche questa un'ottima idea di tutorialing. Vedrete perché molto presto. Guardate il suo corpo. Ne ha viste di tutti i colori. Minu kao da na. Sokomoto. No. È più grosso di noi. Sì, penso che a parte tutti. Le donne tutti sono più grossi di te. Daga. Ude aru shinobi to o miuke shita. Shinobi no waza naraba. Arui wa. Sokomoto yo. O forse? Questi foreshadowing, porca miseria. Oh, stai calmo. Beh, bella battaglia. Terribile, cioè non ci ha pensato un momento a ucciderlo. La pietà famosa della spada, eh. Beh, dovresti poterci spiegare qualcosa, vero? Sokomoto no tachisuji, migoto na mono de atta. Sore ga shi o kayouni juzen ni koroshita mono. Perizia. So wa oranu. Onushi wa nanda? Shinazu. Arui wa mushitsuki to yobu mono mo oru na. Shinenu no de tada koko ni oru no da. Sokomoto wa kono youna aredera de nani o? Lo prende in una strana calma questa cosa. Zeiben to miken ni shiwa ga yotte oru. Sokomoto yo. Sore ga shi o tsukai katana no shuren o senu ka. Onushi no shimei o hatasu tame ni shinenu karada yue iku tabi demo kirarete yareru zo. Dou ja? E puoi accettare e rifiutare. Ma spero che non senta dolore. E la sua risurrezione è diversa dalla nostra, nel senso che la nostra Emma era abbastanza colpita dal sangue di drago, ma uno degli abitanti di questo tempio è appunto un presunto immortale, quindi è qualcosa con cui hanno avuto già a che fare. Influenza diversa. Può essere veramente un posseduto da qualcosa? Shōchi shita. Yoshi. Dewa yarō. Katana o furaba kimo magireru tou mono. Si può fare anche con quelle di legno. Hanbei, il non morto. Ok, il fatto è questo. Questa è una cosa importantissima, perché è veramente difficile combattere senza poter allenarcisi. Attacchi, deviazione, schivata in passo. Andiamo con ordine, facciamo tutto, siamo qui nella nostra partita. Shikaraba mairu. Uno shinobi punta a spezzare la bomba. Esegui tre colpi mortali dopo aver spezzato la postura nemica. Si tratta semplicemente di fare pressione. Infatti neanche attacca. Con la foschia dietro che fa da nebbia. Cioè lui coscientemente si lascia massacrare. Soddisfatto. Shikaraba mairu. Allora, devo riuscire a imparare a deviare gli attacchi senza il panico o il timore di sbagliare, quindi magari premerlo velocemente cercando di trovare la finestra giusta. La perfezione si raggiungerà un giorno quando il parry sarà il tasto al momento giusto e basta, senza un tremore muscolare che ti lo fa premere più volte per essere sicuro, eccetera. Capite cosa intendo? Sì. Ok.
Non sto spammando L1. Se non lo fai, lui si riprende, ma poco. Ok. Con quest'uomo è molto più semplice. Non mi sono sentito in pericolo. E quindi sono riuscito a parriarlo, anche perché ripeteva sempre lo stesso attacco. La mancanza di conoscenza sarà molto mnemonico, Sekiro. La schivata in passo permette di evitare gli attacchi. La schivata non ha effetti sulla postura del nemico, ma permette di evitare i danni. Evita gli attacchi semplici, gli attacchi dei nemici, poi attacca e metti a segno 3 colpi mortali. Schivata in passo, è semplicemente schivata, solo che si chiama in passo perché... Ok, va benissimo. Il problema sarà capire... Sarà capire quali sono gli effettivi ai frame di questa schivata. Che credo siano molto pochi. E gli avversari, per evitare un abuso di questo, hanno anche un certo tracking. Ovviamente solo fino a un certo punto. Vedete? Puoi schivare questo attacco, non si attacca a te. Ok. Ti annoi un sacco, Però comunque non vai in battaglia. Perché fare il dammi? Anche lui vuole farlo sorridere. Tutti noi vogliamo vedere sorridere. Yoruzu. Questo non lo raggiunsi nella demo. Combattimento libero semplice. Ikuzo. Ok, ora farà le mosse in fila, immagino. È più resistente. La postura. Ma non ci abbassa gli HP. È proprio libero qua. È un corso praticamente in cui non hai pericolo di perdere. E cosa fanno le prese? Prova un po'. Prendimi, Hanbei. Ah, ti toglie postura, ok. Capriola difensiva, ammazza, figo. Restare a terra dopo essere stati abbattuti significa morte certa. Dall'immagine lo si capisce. La capriola difensiva consente di recuperare se vieni atterrato o la tua postura viene spezzata. Di cosa cerchi? Ok. Fatto o... Ah no, ok. Quindi è infinito? E io voglio capire anche a cosa serve questo attacco. È un attacco caricato, ma avrà sicuramente... È tutta tecnica. Ah, 2 su 3. Cioè, Sekiro è solo tecnica in questo, quindi sicuramente ci sarà un carta forbice sasso anche con quell'attacco. Per esempio, lei ha visto il simbolo, no? L'ideogramma di infatti. Pericolo, che è messo lì per spaventarti, perché ancora nel tutorial, perché ancora prosegue il tutorial, è molto prolisso, non è stato presentato. Allora, per questo non mi sento ancora nella vera partita, perché siamo ancora, no, all'interno di un processo di... Ah. Nulla, per ora. Verrà poi... potenziato dopo. Ah, ti sei appena descritto, vero, Hanbei? Ah, quindi
Ah. Cioè il Buddha esamina la cassetta delle offerte. Quindi qualcuno verrà qua. Gli oggetti che non sono più disponibili altrove finiscono nella cassetta delle offerte. E può significare due cose. O è la cassa senza fondo, ma non credo. Oppure ha un meccanismo simile allo scrigno di Firelink Shrine, dove si vanno a perdere gli oggetti chiave. Si vanno a ritrovare gli oggetti chiave. Ma non penso che noi possiamo buttare oggetti chiave. Quindi, sì, vabbè. Infatti. Quando la cassetta si illumina, vuol dire che contiene un nuovo oggetto. Puoi ottenere gli oggetti esaminando la cassetta e offrendo denaro. È vuota e... non posso offrire denaro. Tra l'altro qui... ah! Già, tutti sono persone. Buddha di pietra. E... molto Miyazakiana, è fissatissimo il nostro ragazzone. Sì, anche perché non ce lo vedo lo scultore, che sia quello vero, che sia quello falso, arrampicarsi. Esatto. Fino a lì, cioè davvero... vabbè, magari un tempio, cioè comunque lui si è messo là, ma è un tempio antico, quindi possibilmente quelle cose già c'erano, anche perché non sono inquietanti. Mentre quelle nel tempio, esatto, sì. Esatto. Appunto, guardale. Arrabbiatissimi. I Raconde. E qui... abbiamo questo bellissimo fuoco d'energia, un'anima quasi. Prega l'idolo. Menù dell'idolo dello scultore. Fungono da checkpoint. Anche qui Activision. Termine comprensibile. Ragazzi, usate termini comprensibili. E si possono trovare in ogni parte di Ashina. Riposa presso un idolo per recuperare tutta la vitalità e ripristinare una resurrezione. Inoltre, oggetti rapidi ed emblemi spiritici in deposito verranno aggiunti all'inventario attuale. Con alcune eccezioni, riposare farà tornare in vita i nemici sconfitti. I boss, immagino. Sì, magari quelli col nome, quelli unici. Non sì, tornano. Ci saranno. C'è il soldato. Eh sì, perché c'era capo, nome. Infatti. Grani di rosario, ricordo, per potenziare vitalità e attacco, più i talismani e il denaro. Wow, che bel effetto. Ok. A questo punto abbiamo questa via, dietro la casa l'oggetto. Tempio. Eh? Tempio, non casa. Sì, il tempio, perdonami. E qui io non c'ero andato nella demo. Oh, ha tirato fuori l'arma. La sagoma. Questa... è la cantina di Kingdom Hearts. Queste sono le porte segrete. Fango. Ok. Quindi anche queste porte possono essere effettivamente chiuse da un lato, da un blocco. Niente, sarà un interessante shortcut da scoprire. Il rampino della protesi Shinobi consente di arrivare in luoghi altrimenti irraggiungibili e avvantaggiarsi in altezza. I punti vicini a cui agganciare il rampino sono indicati con un cerchio, quello che diventa verde. E va, sì, quando diventa verde il punto è a portata. Il ponte, cioè il tempio è irraggiungibile. Sì, no, la prendono con molta filosofia, comunque, il fatto che siano tipo imprigionati tantissimo. È vero, sono... cioè, finché dici, vabbè, il tizio non morto, alla fine, la signorina... ma perché non c'è un'altra strada? C'è un'altra strada? E la strada è quella chiusa, sì, c'è lei. È un passaggio segreto, ma... non mi sembra... no, tipo di là. No, di qua c'è il nostro Hanbei. Ah, ok, che è chiuso. Che è all'interno di, appunto, un vicolo cieco. Infatti, si arriva di qua e nulla. Vabbè. La neve che cade. Sì. Un gattino. Ero felice. Che puzza di medicinale. Ok, metto fuori. Ah! Morbido. Panzotto. Dai. Che vuole fusa. Dio. Vai fuori. Ha aperto la porta di peso. No. Vai fuori. Vai fuori. No. Cioè voleva letteralmente stare con noi. Dolce. You're back. Momento dolce. Momento morbido. Momento morbido. Allora.
meno morbida sarà la spada dei nostri nemici quando ti sgozzeranno multiple volte. La loro pietà. La loro pietà. Questo è il classico presentare l'ambiente in maniera non casuale. Eccolo, infatti, in verticale. Molto simile al Firelink Shrine di Dark Souls 3. Dintorni di Ascina. E ora abbiamo... il rampino figo. Esatto. Una mobility pazzesca. E quello che ci si sta stagliando dinanzi... non è soltanto estetica, dobbiamo dargli una bella occhiata. Infatti, guardate la profondità di campo, no? Ok, si può fare anche in salto, quindi abituiamoci a rischiare, anche se... in realtà no, però penso tu possa farlo rischiando. Sì, sfracellò. Questo posto ne ha viste di migliori, eh? Questo è il checkpoint di inizio mappa, ovviamente. Trovato idolo dello scultore. Sì, perché prima le fiammelle che gli ruotano intorno e invece poi vanno nelle mani. Ora puoi viaggiare istantaneamente tra gli idoli. Ah, ok, quindi non è una cosa della build demo. Il teletrasporto è attivo fin dall'inizio. A cui già pregato. Per farlo seleziona viaggia dal menu dell'idolo dello scultore. Ok, ti fa vedere dove ti trovi. Ci sono le aree e gli idoli interni. Tra l'altro qui mi avrete visto incantarmi un po' qui, perché l'ultima area che abbiamo potuto lei vedere, io giocare, di questo ambiente, l'ho riconosciuta, perché se si è blind non si vedrebbe mai quella cosa. Io no, però... no, sì, ma adesso lo noterai. Sì. In fondo, notate quella linea in contrasto? Quella è una catapulta. Quella è l'ultima arena disponibile della demo ed è possibile riconoscerla per la catapulta che riconosci come tale se sai che è quella. Forte. Allora, ok. Ok, pronti a morire di nuovo, vai. Qui abbiamo già diverse opzioni. Là c'è una guardia. Idealmente la cosa tattica migliore da fare sarebbe mettersi in alto, guardare un attimo esatto. In giro e poi decidere dove andare. Sì, vabbè, ma sono dei falchi comunque. Confetto di Ungo. Avevo letto Ugo. Confetto di Confetto Ugo. Preparato al tempio Tesempou. Intriso nella della benedizione di Ungo. Riduce i danni subiti alla vitalità da attacchi fisici se lo si morde e si assume la posizione Ungo. Con questo processo si può resistere all'eccessivo karma del proprio spirito. I monaci Sempou diffondono questi confetti per tutto il paese, in onore agli eroi militari. Quindi è un buff che però richiede appunto del tempo per essere attivato. E immagino che per quanto mi sarà innaturale farlo, hanno un valore tremendo all'interno del gameplay. Sì, questo è il classico problema dell'oh mio Dio, non devo usare consumabile, oh mio Dio, finisco. Che però in un GDR effettivamente può essere comprensibile, ma in un action, secondo me... è arrivato il momento. È molto importante il fatto che tu possa... avvicinarti di corsa. I nemici lasciano bottino come oggetti denaro. Puoi recuperare bottino da più nemici allo stesso tempo e da distanza di sicurezza. Scopriremo quale. Al contrario, devi sempre avvicinarti per raccogliere gli oggetti che trovi in giro. Tieni premuto quadrato. Raccogliere. Ok, perfetto. Qua tutto ok. Fa troppo ridere con l'immagine di che cammina con tutti i soldi che fluttuano. Fichissimi. Sì, puoi assorbirli. Molto, molto arcade. Lascia un altro. E poi io penso che ci sia proprio anche quasi una strategia, cioè proprio molto quasi da Tenchu l'idea di decidere chi uccidere prima per aprirti la strada, perché ah, comunque certo. Sono posizionati, si muovono, però esatto. Comunque hanno le loro posizioni. No, la consapevolezza della mappa renderà questo gioco incredibilmente originale da rigiocare. Chi sta guardando? Wow. C'è sempre una via che non ti aspetti. Vediamo un po' da qua. Siamo giunti là e dove abbiamo utilizzato il rampino, il ponte del tempio. Quindi quello in fondo è il castello di Ascina. E qui c'è la morte. Però dei rami riconoscibili, quindi in futuro saremo esattamente là. Ci sono delle corde su quel... sì, sembra avvolto dalle corde, sì.
Questi invece, vi ricordo, sono i frammenti di ceramica che testai, se ricordate l'anteprima. Frammento di terracotta che, se lanciato, si rompe con uno schianto gratificante. Lancialo verso un nemico per attirare la sua attenzione. Lanciare e spaccare questi frammenti è un divertimento comune tra i ragazzi di Escina. Anche da adulti, ricordano bene i giochi di un tempo. Questo non può essere utilizzato in un classico stealth per attirare i nemici in un determinato luogo, perché hanno l'udito che non si attiva molto con questi oggetti, bensì è molto bloodborniano la cosa, devi colpirli. Necessariamente colpirli. E noi, in questo tutorial automatico per fare questa mossa, faremo questo. Cos'è stato? Sembrava qualcuno. Ecco, peccato che non sta arrivando un lento e morbido approccio. C'era una cosa lì comunque. Ecco, giusto, che cominciano gli comincia oggetti. Comincia il tuo ruolo. Compresse, di nuovo descritte. Ecco. Ragazzi, guardate che meraviglia. Il rampino è impressionante. E ovviamente non fa reale rumore, perché altrimenti immagino, sì, vabbè, sarebbe certo frustrante oltre ogni dire. E lui, nella sua ronda, proteggeva. Devo ricordarmi di assorbire il denaro ogni volta. E ci sono i punti esperienza, vedete, più 21. Sì, sì. Va bene. Ah, quindi comunque appuntino. Io penso, cioè, è possibile, secondo me, che questa sì cosa la pacino. Perché è proprio stupida. Mm-hmm. Farti vedere sempre la descrizione. Sì, 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 immagino. Tra l'altro che potrebbe esserci un'opzione in futuro. Allora, quell'uomo ha un fucile. Non c'è nessuno nel... Ah no, c'è qualcuno nel... Ah sì, stava camminando. Sì, gli infami, non li vedi. Già. Perché sono vestiti. Infatti. In una maniera quasi veramente mimetica. E la libertà di movimento... Vediamo un po'. Ok, devi... Vediamo un po' se... Sì, sono sicuro che... Ok. Wow. E poi teoricamente li puoi superare tutti quelli. Eh sì, puoi ignorarli. Solo che adesso c'è anche il fattore denaro ed esperienza. Mentre laggiù... Ma... sta fluttuando magicamente o è impressione mia? No, sì, è... renderizzata male a questa distanza. Ma non solo. Potrebbero averlo cambiato, ma... laggiù c'era una cocò gigante. Non la riesco a vedere, anche se so che dovrebbe esserci. Magari c'è Popin, magari appare dopo. Oppure l'hanno tolto e deve essere uno scherzo della demo. O comunque, sicuramente una creatura del gioco. Però... allora, sicuramente il fucile è pericoloso, ma lo è di più. Ora. I proiettili possono essere deviati. Ho capito, grazie. Ah, il nostro amico giù, non giù si è accorto, esatto, di nulla. Quindi hanno una buona vista, però l'udito non è... Esatto. Ora. Ah, proprio da lontano. Wow. C'è l'oggetto. Sì, 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 sì. Wow. Questa non me l'aspettavo. Ok, Ugo. No, si chiamerà Ugo, mi dispiace. Ah, guarda sangue, il sangue. Infatti. Mamma mia. Oh. Ah. Però questa volta qui ha perfettamente senso, esatto, che ci sia. Fa dei salti, è un grillo. Però, appunto, non ti uccide, perché può succedere. Però ti toglie HP. Ok, è il momento di glu, una compressa. Sprechiamo consumabili preziosi, perché Mike si lancia nei burroni. Vediamo un po' se... Io penso che morire e resuscitare costantemente ti frigga il cervello, però... Beh, c'è un meccanismo di world tendency, una sorta di malattia che accadrà se moriremo presto, spesso e presto. Poi questa però... non è considerata morte, però. No, la morte per dire è... in Demons ti butti dai burroni praticamente, esatto, perché lì muori, mentre qua no. Qui no. Invece, Cocò? E lì c'è, è apparsa. Guarda. Cocò! Cattivissima. Terribile. Cocò! Non è neanche un tacchino, è proprio un pollo enorme. Giustamente, poverino. No!
No, immagino, oltre a essere... Vabbè, sarà pericolosissimo, è un dinosauro, un velociraptor. Infatti, ma oltre ti a questo... Ah, non era poi renderizzata male, in realtà. No, non si vedevano i braccini, okay. Forse sembrava così. È che la risurrezione si ricarica uccidendo con Deathblow, quindi gli animali possono avere quel ruolo. Macabro. Ma sono anche animali pericolosi, quella era fatta appunto, era... Sì, no, un era T-rex. Cattivissima. Questo è il secondo... Ah, dei lupi. Ok. Che suppongo siano addestrati, perché altrimenti non avrebbe senso. Sì, sì, immagino... Però se ti siedi conta come, come no, respawn. Il respawn è solo se riposi. Okay. Questa è una scelta assolutamente oculata. Sì, sì, sì. Allora, dobbiamo esplorare, non siamo qua ad asciugare gli scogli. Ah, vabbè. Però fa è così. C'è un altro di là. Ho visto, infatti non lo vedevo, ok. Wow! Non c'è il suono dell'esperienza. Puoi nasconderti. Io guardo sempre in basso. Le mappe sono così verticali che lascio un oggetto. Sì, io ho già le vertigini comunque. Infatti, laggiù si potrà arrivarci da un percorso più naturale. Ah. Già. No, no, no. Hai un piede fuori. Lo so, ma per fortuna se non in questi rami non no, puoi... No, no. Non farlo. Ah, là c'è un incendio. C'è un idolo, lo vedi? Sì, sì, sì. Ok. Che ansia. Quando salti così invece puoi cadere. Siamo già praticamente arrivati all'ultima parte. Oh. Ah. Guarda che è enorme. Ma sì, poi è uno di quei soldati. Tra l'altro... Utilizza degli artigli? No, no, no. Lupo. Ruota degli shuriken. Dispositivo creato dal genio della meccanica Dogen. Adattabile alla protesi shinobi per diventare uno strumento prostetico. Di ridotte dimensioni, la ruota degli shuriken contiene un numero sorprendente di colpi, grazie ai bordi sovrapponibili. Un ottimo esempio dei traguardi ottenibili unendo conoscenze meccaniche e talento da shinobi. Non possono... Li porti dallo scultore, ok. Lo faremo. Ma prima... Voglio verificare la tua ipotesi. Perché io so che l'ultima cosa che, appunto, ho giocato in questa mappa è stato proprio uccidere qualcuno con un nome. Mm-mm. Oh! È bello sapere che hai sempre un premio quando prendi un'iniziativa eccentrica. Non ci puoi salire lì sopra, immagino. Ah! No. Quasi. Non ci ha sentito, però. Ah, è lì. Esatto, lui, sì. Allora. Vediamo se riusciamo a... Volevo provare ad utilizzare il rampino, ma non si è attivato il prompt. Qui. È un per... Ah, ok, era il percorso che avremmo chissà potuto raggiungere. Chissà quanti... Tanti buchi nella mappa ci sono dove puoi cadere nel mondo cosmico. Però la porta è chiusa. Tu lo puoi tranquillamente evitare comunque, sì. In teoria. E se gli salti addosso? Infatti, gli togli una barra. Infatti. Ed è esattamente quello che faremo. Anche se il suo nome ancora non è apparso. Appare solo quando lo aggra. Cioè, mm-mm. Brutto termine, insomma, quando ci vede. Ah, ok, questi sono gli attacchi. Esatto. Alcuni nemici usano attacchi pericolosi ed imparabili. Indicati con il simbolo di pericolo, osserva con attenzione. Ciascun tipo di attacco richiede una risposta specifica. Deviazione perfetta, aiuto. Ah no, sono proprio attacchi... Sì, puoi sicuramente deviarli tutti? Ah no, non è vero. Non è vero, perché se hanno questo simbolo... Probabilmente non tutti sono deviabili, attenzione davvero, eh. Cioè, quindi solo gli affondi sono deviabili. La spazzata di saltarla e la presa schivata in passo. Questa è esattamente la carta forbice sasso di cui parlavo. Generale Naomori Kawarada. Bisogna stare attenti ad avere... Sicuramente varrà la pena fare dei test. Forse sono tutti e tre comunque deflettibili.
Però la presa non lo so. La presa sicuramente no. La presa la devi proprio evitare. Però i test sarebbero da fare in futuro. Non muori, signor, non muori. Wow. Porca miseria. Cosa fa? Si è abbaffato, ha recuperato postura. Via. Che brutto. Ha fatto paura, è stato un fendente terribile. Ma questa cosa? Infatti... Cioè, io pensavo fosse un legame un po' più spirituale, che prendi il mio sangue. Lui è consapevole del nostro stato di salute. Merda. E poi non è... Resurrezione. Il sangue del re di divino dona l'abilità di tornare dalla morte usando potere di resurrezione. Una carica ripristinata ogni volta che riposi ad un idolo dello scultore, uccidere nemici ripristina cariche addizionali. Non è disponibile appena dopo averla usata, ma se uccidi nemici potrai usarla di nuovo. Quindi in realtà scappare da questa situazione dovrebbe essere una buona idea. Non lo faremo? Vediamo come va a finire. Devo saltare lì. Sì, però diciamo che è un consiglio quello che ti dà. No. Hai fatto un errore. Ha pulito la spada. Uno dei materiali, un grano da rosario buddista. Offrine 4 all'idolo dello scultore, aumenta vitalità e postura massima. Al momento il lupo ne possiede uno. E anche il seme, dal quale sgorgano costantemente acque curative. Emma può usarlo per aumentare gli utilizzi massimi della fiaschetta curativa. La fiaschetta contorta delle acque medicinali era nota da Shina da tempo immemore, ma furono lo straordinario Dogen. Se non è Dogen. Sì, è Dogen. E la sua apprendista Emma a scoprire... Quindi il suo Dogen è un maestro meccanico, un guaritore. Ed Emma è la sua apprendista, che però non è detto che sia il suo signore, ovviamente. Soldi. Succhia. Aspira. Come? Aspira, ci sono dei soldini. Stavo osservando quello che non ho mai compreso esattamente cosa significa, nonostante le mie prove. Quel cerchio, quella torta, è chiaramente la resurrezione. C'era un altro oggetto, no? Però la sua riempitura, non capisco cosa rappresenta. Io potrei resuscitare adesso, che paura! Tra l'altro, probabilmente utilizzare la fuligine ti aiuta un sacco durante gli scontri. Esatto. Però mi stavo anche ragionando, fantasticando. Sono sicuro che puoi usarla così, perché la logica mi porta a pensare che fino a quando il cerchio non è pieno non puoi usarla. Sì, ma sono sicuro, perché ho fatto tutte le prove del caso. Quando non puoi utilizzarla, c'è il pennello nero sopra. E aver fatto il death blow sul nostro generale ci ha permesso di riutilizzarla. È ancora per me non chiaro cosa significa la sua incompletezza. Però, contemporaneamente... Ora possiamo tornare indietro. L'opzione migliore di attributi fisici è stata sbloccata nel mio motivo. Potrei usare 4 grani di rosario per creare un rosario. Ok, perfetto. Poi secondo me si troveranno anche rosari sani. Cioè, è tipo, questa è come la pietra blu di Devil May Cry. 4 pezzi te ne danno una sana, però puoi trovare pure le pietre intere. Il tempio in rovina lo puoi raggiungere da tutti i luoghi. Allora, stavo pensando, appunto, dicevo fantasticare per una questione proprio tecnica, non sono assolutamente ancora neanche avvicinatomi a quel livello, però nel momento nel quale non hai paura di deviare i colpi diventa una danza, diventa un ballo, deve essere una cosa bellissima. Però è assolutamente importante, nuova opzione di allenamento disponibile, cioè è abbastanza importante avere anche il coraggio di non essere testardi per il mio carattere. Cioè, devo capire che il gioco qua in realtà è sopravvivere, non fare i perri continuamente. Sarà giusto utilizzare tutti i nostri strumenti. Allora. Emma. Kawatta koto ga atta no desu ka? No.
どのような俺を人たび死んだ。どこ巫女様の声が聞こえ気づけば再び生きている。ならばそれは海星でしょう。海星。クロ様の竜院の巫女の力と言われています。海星の力を与えられたものは死してなお蘇る幾度でも。バカな。はい、おかしなことです。ですが 現に起きている。また変わったことがあれば知らせてください。海星の力も何も見返りを求めぬとは思えぬのです。Comunque c'è Ambei là dietro, eh? Sì, ma infatti quello che stavo pensando io è: oh mio Dio, il potere, cioè, del sangue, è perfettamente comprensibile che sia stupefacente e innaturale, però c'è Ambei là dietro. E adesso c'è l'altro cerchio che però lui neanche muore, cioè lui è più forte. Esatto. Lui neanche va giù. Ah no, ecco. Era un'illusione ottica. Forse era esattamente così anche nella build precedente, ma lo spazio sotto mi ha fatto pensare, visto che non era al centro, ma lo vedevo con quei due cerchi sopra come disequilibrato, mi ha fatto pensare che sotto potrebbe esserci una barra e potrebbe ancora esserci qualcosa, ma potrebbe anche essere la lunghezza. Tuttavia, manca un tasto per farti avere in sovrimpressione la descrizione di quello che vai a evidenziare. E che cosa sono quei cerchi? Io ancora non riesco a capirlo. Stiamo ancora in un processo di tutorial. Per la logica sono le cariche, quando è piena la puoi usare. E lo so, ma visto che non è così, e che a destra non so cos'è quel fiore. A me sembra la carica piena, quando si riempie quella grafica. Ah, quindi ho si può resuscitare due volte. Lo scopriremo, ragazzi. Quello che ti ha detto, io non so quante volte si può resuscitare, però ti hanno detto che ogni idolo ti dà una carica aggiuntiva. Non infatti, ti hanno detto fino a un massimo quindi di... Quindi tu puoi resuscitare più volte se riesci però a fare un death blow durante il combattimento con dei minion, magari, Meno che non quella carica non è la carica del numero di uccisioni, ma la carica del tempo necessario, che può anche aumentare se uccidi. Può essere. Cioè, quindi non... magari è solo una questione di tempo che puoi accelerare uccidendo, ma di fatto quello è il tempo che passa, e quando è pieno significa che puoi usarlo. Però, però aumenta solo quando uccidi qualcosa. Cioè, non, il tempo non lo alimenta, provai. Sì. Non lo sa nemmeno. Quanto è stupido. Vieni qui. Vieni qui. よし。これで薬水の傘が増すでしょう。妙な薬だ。妙ですか。悪い気がしません。貢献があれば 奇妙と思うことでも勇んですべし。それが和菓子道元の教えですので。そうか。氷炭の種を見つけたならばまた持ってきてください。薬水のかさ増しをしましょう。死体はまだわかりませんが、あなたの体は世の断りから外れているようです。返事あれば 私のところへ来てください。分かった。Non credo ではまた esistano minimamente trofei a riguardo, perché però chissà se succede qualcosa qualora il caso sia che tu non muoia mai. Shinobi Gishu は牙じゃと言うたが人具を仕込むことでその牙は形を変えることができるようになる。敵立てならば打ち砕く。ああ。オッケー。素早き敵ならば仕留め撃つ。仕込んだ人具が増えるだけ敵を殺す術も増えるじゃろう。殺す相手なりの殺し方を持つ。そういうことじゃ。
随分と詳しい。いかんな。いつまでも血生臭いことを言うておるから、仏の顔も鬼になるのよ。どれ貸してみろ。わしが任務を仕込んでやろう。Ok. Shuriken caricato. Consuma emblemi spiritici con l'uso. Con un solo movimento si può estrarre uno shuriken caricato nella ruota e lanciarlo al bersaglio. Lo shuriken danneggia vitalità e postura del nemico, soprattutto ai nemici a mezz'aria. Ah, è un ottimo counter. R2. Lancio shuriken. Ne so che sarà potenziabile con altre abilità. Posseduto. どうやったって怒り顔だ。業深いものはそうなる。お前さんもいつか。Non penso che lupo colpirà mai un Buddha. Ma ha un braccio solo? Perché? Dov'è là? C'è. Ti manca un braccio. Era palesemente il suo. E infatti. そこにある優しい顔の仏様。そいつには妙な目をする。Che senso, scusa? Non si fida nessuno di questo uomo. Gli strumenti prostetici sono strumenti shinobi adattati per la protesi. Puoi equipaggiare da meno. Vabbè, questa cosa ti è apparsa perché è chiuso di dialogo, non perché puoi lanciare uno shuriken al Buddha, immagino. No, perché l'ho appena. Che cosa dovresti fare col Buddha, scusami? Romperglielo, rubarlo. Metterci offerte offensive. Allora, e qui. Ok, ci sono i tre slot, non c'è bisogno, col tasto triangolo si trovano i comandi, abbiamo visto, appunto. Ok. A questo punto... Ah! Gli emblemi spiritici sono necessari per attivare gli strumenti e si consumano ogni volta che utilizzi tale abilità. Puoi ottenere emblemi spiritici dai nemici sconfitti nell'ambiente o acquistandoli dai... Ah, ok, possono essere acquistati con l'oro. Verranno da te se passi dalle loro vicinanze, quindi... Che ansia sta cosa. Ops. Dieci monete d'oro l'uno. Ok. Ok. Per il nostro attuale range di denaro è moltissimo. Ma non puoi fare un livello? Un punto abilità? Non ancora. Ne mancano 173. Vediamo un po' qui che cosa succede. Non è illuminata. Sokumotoka. Soregashi o tsukai katana no shuren o. Ok. Nuovo allenamento disponibile. Ah, deviazioni. Ecco come finiremo l'episodio. Deviazioni consecutive. Shikaraba mairu. Shikaraba mairu. Deviare un attacco non significa che il nemico smetterà di attaccare. Attacchi consecutivi possono essere contrastati con deviazioni consecutive che danneggiano gravemente la postura nemica. È lì un momento giusto, grazie. Grazie. Wow! Quindi la devi premere a ritmo? Ogni volta? Lo devi solo tenere. Qui puoi spammarlo. No, devi spammarlo. Quindi devi premerlo. Sì. Ok. Sì, quando non è un enorme bestia di 6 metri con un'armatura con una spada più lunga di te, esatto. È facile. Minore la vitalità, più lento sarà il recupero della postura. Per i nemici dalla postura particolarmente resistente, usa il contrattacco su schivata per ridurre la vitalità. Vada in passo. Ah, beh, sì, ok. Quindi togliere HP è molto importante. Ora lui avrà, ovviamente. Non è schivato, però ti dice sì. Schivare. Okay.
Vediamo che succede se... Ah! Ok, senza HP la postura si disintegra in un secondo. Non l'ho interrotto con l'attacco caricato. Poverino, non reagisce giustamente. Contrastare gli affondi. Questa... Spiegacelo, senpai. Non puoi bloccare un affondo, ma puoi rispondere con una deviazione o una schivata in passo di lato. Questa cosa spaventa. Vada. Quando? Quando è il momento? Vada. Non l'ho interrotto, eh? Poverino. Grazie. Saltando. Le spazzate non possono essere parate o deviate. Dovrei saltare per evitarle. Sferra un calcio in salto? Ah, voglio farle tipo un muro. Non con R1. È come se fosse... E questa è nuova. Per me è completamente nuova. Sferra un calcio in salto per infliggere gravi danni alla postura. Quindi è veramente tecnico, nel senso che ti permette di sapere che è più efficace non scappare da quei colpi. Wow! E se premi R1 a mezz'ora fa un attacco, a quanto pare. Sì, vediamo. Sì, fa questo. Mamma mia. Fantastico. Certo, noi per qua è facile, cioè tu devi capire... Quando fa una spazzata un determinato nemico, quindi imparare il suo moveset. Mamma mia. E suppongo che ora sarà apparso al combattimento intermedio? Ah, avanzato. Proprio. Devo. Sochi. Ah, ha superato la difesa. Però. Ok, quindi non posso. Ah, no, aspettate. Il calcio lo fa comunque. Il calcio lo fa comunque, anche senza che ci sia l'attacco speciale, ma fa molto meno danno alla postura. Ok. Vedete? Devi riconoscere quando fa... Lui ha deviato un mio colpo. Accidente. Devi riconoscere quando fa un attacco e l'altro, non è facile. Devi avere il sangue freddo di dare il comando un secondo più tardi per capire che attacco è. Ok. Kotabimo, yoki tachiai datta. Kirarete imi ga aru toyu no wa zongai ni kokochiyoi mono da na. Ja ga Sokomoto. Sukoshi wa kagen shite kure. Maido ito de kanawane. Quindi se ne accorge. Katachike nai. Ah? Nan ja? Itami wo korae kirarete kureta koto. Makoto ni katachike naku. Nado yoi.
Nanda. Sore ga shi no shinazu mo Sokomoto no yaku ni tatta no naraba. È un cast fallen, no? Kono yashiro ni wa ageni naka soko no san. Ok. Mata Sokomoto no. Ok. Ma che dolcezza. Sì. È dolcissimo. È un personaggio molto positivo. Per ora almeno. Lui però la sua resurrezione è diversa e non porta a una corruzione. Vedremo. Sapete, abbiamo sconfitto il generale. Fino a che a un'ora, cioè a un tipo di ore di gioco per noi sconosciuto, fino a che non raggiungerò l'area in cui mi caricarono la partita avanzata, siamo blind. È stato veloce. Alla prossima, ragazzi.